La conversazione col sindaco Amiluinis è fruttuosa. Non solo stringerà un accordo con i Neil, ma promette a Dalia di far spostare i bambini dell'orfanotrofio nel quartiere più interno, nella casa dello sceriffo. Dopo aver portato all'orfanotrofio la buona notizia che provoca il disappunto di Neronis, un elfo lì ospite insieme alla figlia, Galjit, Dalia e Sheeran si dirigono dall'arcanista. Davanti alla bottega trovano un carro, carico di merci che sembra l'uomo non abbia mai ordinato. Eppure la nota di consegna parla chiaro. Un errore commerciale o sotto c'è qualcosa di più? Non è l'unica piccola stranezza questa, a Fatumastra. Giunti dal fabbro, Leto, Anne e Kenshi chiedono se per caso ci sia stato un grosso ordine di picconi alla forgia. Viviana Forgialago, la proprietaria, nega e li invita a dare un'occhiata ai propri marchi di identificazione e ai propri stampi. Ma mentre li aiuta a cercare, si rende conto che uno dei calchi dei picconi è sparito. Che sia stato rubato? Qui gatta ci cova. E fortunatamente, tra i nostri avventurieri, qualcuno che sa parlare coi gatti c'è. La vita è come un gioco di ruolo. Ogni tanto il dado va su. Ogni tanto il dado va giù. Grazie, maestro. Prego. Mentre da qualche parte nel mondo di Luxastra sta avvenendo questa discussione fra un grande saggio maestro di nome Simono, l'orco col kimono, e il suo apprendista, la natura agisce in maniera molto strana, in modi che i mortali non sanno neanche concepire. Essa non comunica in maniera lineare con i druidi. I druidi la percepiscono con tutti i sensi, è come se fossero interamente permeati dell'energia, dell'essenza stessa del mondo. E quando questa essenza comunica con loro, canta, risuona, come se loro fossero delle corde di un violino e la natura un archetto che, offrendogli il suo supporto, gli fa suonare una melodia perfetta. Ma non è soltanto tramite arco che le corde possono suonare. E non sempre tutti gli strumenti producono suoni dolci e armoniosi. Alcuni producono sinfonie terrificanti, misteriose, turpi. Non tutti i druidi fanno il meglio per la natura. Alcuni, infatti, la legano al loro volere, facendo in modo che essa si modifichi, si corrompa e marcisca fra le loro mani, dando vita a qualcosa di diverso, a qualcosa di alieno, a qualcosa che non sempre appartiene a questo mondo. Bentornati in Luxastra. State ben attenti, perché ogni pianta può diventare un mostro cieco senza cognizione di causa. Sto iniziando a pensare che Luxastra è un po' un posto di merda. Mi immagino la natura che suona il violino.
La mega waifu, scusate, Viviana. La mega gnocca, scusate, la sì. mega... Sit on my face. Insomma, Viviana, Forgialago. Forgialarga. Viviana Forgialago, quindi, vi conduce nell'altra stanza, quella appunto della forgia, per mostrarvi tutti i vari strumenti. Vi fa vedere la fonderia, dove appunto... prende molto banalmente un pentolino in cui rovescia della polvere di ferro o comunque piccoli granelli che piano piano iniziano a squagliarsi. Vi fa vedere il quantitativo in base al sacchetto che vi ha mostrato e vi dà tendenzialmente delle quantità. Più che altro era per capire se effettivamente potesse essere un'azione che poteva essere condotta da qualcuno che, non so, aveva accesso a un determinato numero di merci, che erano tante, oppure che doveva rubare anche un grande quantitativo di materiale, quindi per chiedere certo. Poi eventualmente ai pezzi raccoglitori. Il quantitativo è tanto, cioè vi spiega che per fare anche solo una decina di picconi ci vuole un bel po' di ferro. Aggiungici anche il legno, aggiungici anche il fatto che ci vuole un calore veramente elevato. Una bella forgia. Infatti vi fa vedere la cappa da cui esce il fumo e tutto quanto e vi dice sta roba farla inosservata è davvero difficile. O hai strumenti magici di qualche tipo oppure sta roba non puoi nasconderla. La domanda che segue naturalmente è conoscete qualche altro fabbro, qualcuno che possa essere in grado di fare coni di questo tipo in un tempo ridotto, insomma, nelle vicinanze? Le città più vicine stanno a ore di distanza, quindi... o le hanno fatte in quelle città e poi le hanno portate fin qui, ma non saprei, anche perché trasportare carichi del genere non risulta così ovvio passare inosservati, ecco. Beh, non avete venduto picconi perché non è fabbricata da un po', ma per caso avete avuto un modo di vendere materie prime? Non ce ne occupiamo noi. Per ricevere materie prime bisogna andare direttamente alla Gilda. Passeremo dopo. Il vostro ferro proviene da qualche posto in particolare? Le materie prime che ci arrivano sono commerciate. E se ne occupa la gilda dei raccoglitori? Un po' la gilda dei raccoglitori, un po' la gilda dei mercanti. Dipende dal tipo di materiale. Il ferro? Ferro no, la gilda dei raccoglitori. C'è una vena non troppo distante. In esaurimento purtroppo, quindi molta roba ce la dobbiamo far mandare, però... Capisco. Posso dare un'occhiata in giro cercando di capire se magari qualcuno si è introdotto nella forgia? Prego, vi accompagno. Io faccio questo percorso che mi prenderà qualche minuto. Mm-hmm. Nel caso volete fare qualcosa, partendo dalla sala, quella dove siamo entrati, il bancone, dietro le varie sale, tra cui, vabbè, mi pare che ci sia il magazzino, la sala principale della forgia e un'altra saletta. Sì, sì, grandissimo. Ok, quindi faccio tutto questo giro. Ti do due opzioni, o ti prendi il 20, però significa che ci passi mezz'ora. Ok. Oppure mi fai dei tiri e vediamo cosa scopri. Allora facciamo così. Merda. Guardo un attimo Kenshi e mi prendo il mio tempo, quindi prendo un 20, che è una mezz'oretta, abbiamo detto. Sì. Per guardare tutte le stanze e mettermi lì a cercare indizi per capire se qualcuno è entrato di soppiatto o se eventualmente trovo delle tracce per cercare di capire se qualcuno ha rubato. Perfetto, benissimo. Kenshi? Il guardare me è perché hai bisogno di me anche per farlo? O il guardare te è più uno sguardo di intuizione per farti, diciamo, capire che sto facendo questa cosa, okay. Se vuoi darmi una mano, se no ti lascio il tempo di fare. Se lo fate entrambi vi scalo un po' di tempo. Allora, se ti chiedo eventualmente... Sto pensando un secondo perché... Beh, comunque sì, passeremo del tempo, ha senso. Facciamolo. Ok. Investighini. Facciamo iniziate investighini. A fare investighini, investigoni. Miau a te. Ciao, Mister Artiglio. E la bambina va a dargli i pattini sulla capoccetta. È tipo un Maine Coon, quindi è... Bellissimo. Enorme, fluffo come la morte. Allora io mi avvicino piano piano, ma dando tutti quei tipici segnali a un animale di atteggiamento pacifico, quindi mi abbasso un po', super cauto, allungo una mano, mi faccio annusare. Ti guarda. Percepisco intenzioni ostili, neutre o difensive. 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 Ok. Allora, intuendo questo atteggiamento, guardo intensamente il gatto e faccio un piccolo incantesimo. Mm-hmm. Si chiama amicizia con animali. Perfetto. Quindi cerco in qualche modo di ammorbidirlo nei miei confronti. Questo incantesimo si manifesta facendo delle fusa. C'è qualche tiro da fare, robe del genere? Quantomeno sono un check. Eccolo qua. Devo avere un boccone di cibo, ce l'ho. Sì.
Sì, okay. Cibo generico, bene. Grazie a questo incantesimo l'incantatore convince una bestia che non ha alcuna intenzione di nuocerle. L'incantatore sceglie una bestia introgittata e che egli sia in grado di vedere. Ci sono davanti. La bestia deve vedere e sentire l'incantatore. Se l'intelligenza della bestia è pari o superiore a 4, l'incantesimo fallisce. Altrimenti la bestia deve superare un tiro salvezza su saggezza o essere affascinata dall'incantatore per la durata dell'incantesimo. Se l'incantatore o uno dei suoi compagni infligge danni al bersaglio, l'incantesimo termina. E dura 24 ore. Questo gatto me lo faccio amico. Ok. 24. Perfetto. 36 a Luxastra. No, 30. Ah, sono 30 ore. Sì, sì, sono 30... 36. No, 30 okay. Spaccate. Il gatto ti osserva, tu fai le fusa, gradisce, non si scompone troppo, però percepisci che non è più troppo sulla difensiva. Anche tu fai le fusa e ti dà anche a te i pattini. Mi faccio fare il pat pat e provo a questo punto a dialogare con il gatto. Non dovrei utilizzare, suppongo, l'incantesimo perché trattasi di animale di piccola taglia, da tana il gatto, quindi... Posso chiederti un'informazione? Sempre con fare molto mite. Non spaventarti adesso. E faccio apparire sulla mia mano un halfling. Mm-hmm. Un piccolo halfling, generico ovviamente. Cerco di farlo somigliare quanto possibile agli halfling di cui ho visto anche solo alla lontana l'aspetto nella grotta dei ragni. E gli chiedo: sai se nei giorni scorsi, forse un po' di più, è entrato di soppiatto uno di questi halfling? Vedi che muove la coda in maniera abbastanza infastidita. E questo mi fa intuire che non gli piace quello che gli sto chiedendo o probabilmente gli sto riportando alla mente ricordi negativi? Fammi un intuire. Intuizione? Sì, intuizione. Tiro su intuizione. Usi dati brutti, usi dati brutti. No, uso il dado figa. 20. 20 nat, perfetto. 20 nat, poi vabbè. Ottimo, più... no, va bene, mi basta così. Capisci che quella è la risposta alla domanda. Evidentemente è infastidito dall'halfling. Cioè, hai fatto un halfling generico, però il concetto lo infastidisce, che muove la coda e stiracchia la zampetta. Beh, se può farti piacere, è morto. Coda si posa. Erano le scarpe. Pensavo si fosse cagata addosso. No, erano le mie scarpe. Okay? Era il destino che si apre. Erano le mie scarpe. Collassonate. Chiedo al gatto: potresti farmi vedere per favore dove è entrato? Perché vorrei ritrovare ciò che ha rubato. Il gatto zompa giù e inizia a camminare. Non soffre della mancanza di zampa. Vedi che si muove molto tranquillamente. Esce dalla cucina e si mette davanti ad una finestra chiusa. Wow. Cosa vedo osservando questa finestra? Vedi giù è il retro della bottega. Quanto tempo fa si è intrufolato questo pezzo di merda? Vedi che da un paio di tocchetti alla finestra. Un paio di giorni? No, il battere sulla finestra intendeva aprire una finestra. Cioè, te lo dico chiaramente perché hai fatto un ottimo tiro e quindi capisci okay, cosa... Ok, quindi mi sta dicendo di entrare nella finestra? Di aprirla. È un... Totò, aprimi la finestra. Da dove mi trovo io posso aprirla? Sì, sì. C'è la serratura, ovviamente lui non riesce a aprire. Quindi... gatti, apri la finestra e poi non escono. Sì, è vero, me lo faceva sempre il mio gatto. Lo apri e vedi che fuori dalla finestra c'è una tettoietta piccina con una grondaia. Lui salta giù, fa un paio di passi, poi si gira, aspetta che t'affacci. Mi affaccio. Continua a camminare. A un certo punto arriva sull'angolo. Mi avvicino. Salti fuori. Non ti faccio neanche tirare. Basta che stai faccio attento. Piano, sì. Ok. Una volta che arrivi, lui salta giù. A terra perfetto. E ti punta un albero. Io non sono molto bravo a scalare. Per un cazzo. Quindi... Fare il giro... Rientri, esci. Penso, non sono molto bravo a scalare un albero. Ah. Però io sto osservando quest'albero dall'alto in questo momento. Sì, sei praticamente alla stessa altezza dei rami più appoggiabili, cioè dove potresti effettivamente mettertici. È arrivato da lì. Oh. Inizia a arrampicarsi e si mette su un ramo, di quelli appunto più raggiungibili. Quindi c'è un ramo che comunica quasi con l'ingresso, diciamo... Non proprio, non è che comunque... Cioè... O con sei veramente diciamo, bravo. Esatto, con un po' di destrezza e culo un halfling riuscirebbe dal ramo a saltare. Potrebbe effettivamente. Ok. Tu
sai dirmi fino a dove si è recato? Cioè, riesci a risalire alle sue tracce? Gatto fa uno zompo. Per un secondo pensi che vada giù, invece pam, ti atterrà proprio di fianco, inaspettato. Vedi che inizia a camminare, a un certo punto arriva su una grondaia, le dà un paio di pat, poi alza il muso verso l'alto e fa miau. E guardo anch'io. La grondaia sale e deduci che sia arrampicabile. Ok. Beh, grazie mister Artiglio. E gli faccio un... Non gliela faccio, faccio il gesto, ma vedo che non gli fa piacere. Evito di farlo. Ok. Percepisci che gradisce il tuo non farlo. Perfetto. Guardo Susi, si chiama la ragazza? Usue. Usue, non me memorizzerò mai. Usue. E lì così che vi guarda dalla finestra. Beh, grazie anche a te, Usue. Ho scoperto l'arcano mistero. Torniamo dagli altri. Ok. Non devo più andare in bagno. Non ti serve fare la pipì? No, mi è di entrata. Ah, ok, va bene. E va. E la seguo. Perfetto. Voi sotto, nel frattempo, vabbè, state continuando a controllare le varie stanze. Per ora non state trovando nulla. E più o meno dopo, facciamo un quarto d'ora, perché sono state una serie di azioni, eccetera. Quindi siete a metà del vostro 20, scende Anna e vi ritrovate. Nelle mie azioni volevo chiedere a Viviana se ci fosse una porta posteriore o comunque altri accessi alla forgia. Le entrate sono quella in principale da cui siete entrati, poi ce n'è una in verità dritto per dritto nella stanza della forgia vera e propria. Basta, sono queste due porte. Poi ci sono un altro un po' di finestre in giro, ma le porte sono queste. Le finestre sono anche al piano terra? Soltanto una nel magazzino, abbastanza alta e lunga, difficile entrarci, diresti. Si potrebbe, una persona abbastanza piccola e agile potrebbe, un halfling potrebbe, però non è così ovvio. Cioè, la guardi, ci può essere, ma non è scontato. Vedo Leto che appunto sta osservando, anche Kenshi stanno cercando indizi. Mi avvicino e faccio: raga, che state cercando? Qualche dritta, qualche indizio, qualche pista per cercare di capire se sono intrufolati qua dentro. Sì, si sono intrufolati. E come lo sai? C'è un gatto. Mm-hmm. Io parlo anche con i gatti. Non so, tu sei un uomo, quindi magari queste cose potrebbero stranirti. Parlo anche con i gatti. Ok. Parlo con i gatti e il gatto di questo appartamento mi ha detto da dove è entrato. Ah, dove? Sta lì, la tizia. Viviana. La gigatizia. Ah, Viviana, sì, mentre loro stanno cercando, lei è lì che osserva. Io non lo dico a bassa voce, lo dico a tono normale. Fa qualcosa? Ti sta osservando. Allora, la osservo e le faccio... Dovreste sistemare un attimino sulla grondaia. Che cosa intendi? Mister Artiglio mi ha fatto vedere, io gli ho proiettato un'immagine, bula bula, e gli faccio vedere un halfling, no? Di un halfling, gli ho chiesto se nei giorni scorsi si era intrufolato qualcuno per rubare qualcosa. Senza indugi si è recato verso la grondaia, mi ha fatto vedere che c'è un ramo dell'albero qui davanti, esattamente quello che sta davanti al retrobottega, che con un bel salto un halfling entrerebbe senza problemi. Mi ha fatto proprio vedere da dove è entrato. Vi faccio vedere. Viviana vi fa segno di seguirla. Vedete che entra nel magazzino. Sentite che dice due robe a Patris, che esce anche lui. Prendono una scala, escono dalla porta sul retro, quella della, dove c'è la forgia, mettono la scala praticamente all'altezza da cui sei uscito e salite, chi vuole ovviamente, chi vuole può rimanere giù, sul tetto. In questo caso Viviana resta giù e sale Patris. Seguite tutti? No, rimango giù. Ok, perfetto. Anna? Sì, salgo, voglio fargli vedere a loro. Perfetto, ok, siete davanti a questa grondaia. Patris la sta guardando, ma guardandosi intorno, senza capire esattamente come funzioni la silo. Mister Artiglio? Si affaccia. Ma a te, potresti far vedere a loro da dove è entrato l'halfling? Bula bula. E gli faccio vedere l'halfling. Io, di fianco a lui, quando esce Mister Artiglio, faccio tipo... Vedi questo gatto enorme con questo sguardo cattivissimo. No? Ciao. Cioè, sai, con la manina così, no? Per dire, sono con lui, sono il suo amico. Gatto scende, si avvicina a voi e vedete che sta osservando la grondaia. Mi avvicino, stando molto attento al tetto, comunque... Do un'occhiata, cerco di capire se è solida. In realtà intendo far ripercorrere a Mister Artiglio esattamente tutti i passaggi per far capire appunto anche alla padrona che è pericoloso. Un halfling è entrato, ne potrebbero entrare anche degli altri, quindi cerco di fare in tutto questo anche un favore alla gigatizia. È il tizio che abita lì, non lei.
Io, vabbè, Anna non comunque lo sa, quindi comunque io lo indico a quelli sì, che sì, stanno là. Il gatto si appoggia alla grondaia con la zampa, come se fosse tipo intenzionato ad arrampicarsi. Però fa soltanto il gesto. Poi scende, fa la tettoietta, salta sul ramo, si gira, controlla che lo abbiate visto, poi scende giù e va da Viviana. Viviana allunga un braccio, lo prende. Bravo. È stato molto bravo, se li merita dei croccantini. E faccio l'occhiolino a Mister Artiglio. Domanda a livello di posizioni, quindi questa cosa è caduta dal tetto, è salito sull'albero, è sceso dall'albero, quindi a terra. Sì. Quindi giù siamo io e Viviana. Sì, tu, Viviana, okay, e Mister Artiglio. In quel momento là posso controllare l'albero se ci sono magari segni passati, qualche sì, scoriazione, cose così? Fammi un bel tiro su percezione. Ok. 14 più 6, 21. No, 20, scusami. 20. Perdone. Effettivamente il tronco in sé ha senso pensare che qualcuno ci si sia arrampicato. Mm. Di recente, quindi. No, non per forza, però noti su come è messa la corteccia, dei punti schiacciati, eccetera, potrebbe aver senso che qualcuno ci si sia arrampicato. Quando, come, perché, quello sono dati troppo difficili. Però sì, ci sta che qualcuno ci sia arrampicato, effettivamente. Rivolgendomi a Viviana, allora, quello che mi viene da dire è abbastanza chiaro che questi halfling sono entrati e hanno rubato i calchi, insomma, per i picconi. Quello che per me è utile in questo caso capire è se ci sta una sorta di combutta, quindi prendo i calchi di qua, vado a rubare la materia prima di lì, perché se i picconi sono stati forgiati comunque con un materiale abbastanza anche di alto livello, quindi questo ferro è importante, i raccoglitori hanno probabilmente questo ferro che danno al fabbro. Loro hanno i calchi buoni, ergo tutto è avvenuto qui in zona, mi viene da pensare. Pertanto l'unica cosa che mi fa strano è che non siano state segnalate attività sospette magari di notte o in periodi comunque di ipotetica calma. E quindi chiedo a lei se anche in passato sono stati, diciamo, notificati atti di, non so, qualcosa di strano di notte, magari altri piccoli furti o cose di questo tipo. Ah, Viviana ci ragiona e ti risponde: onestamente non che io sappia. Intanto c'è stato qualche furtarello nel quartiere dei mercati, però quello è fisiologico, soprattutto nei periodi di festa, quando vengono molti pellegrini e avventori, c'è sempre qualche melamarcia in mezzo al gruppo. Ma di norma non è così ovvio che ciò avvenga, insomma. Capito. Rivolgendomi a loro che stanno ancora sul tetto, giusto, loro due? Cioè sulla grondaia. Sì, quella, sì, là. Sì, sì. Quindi alzando un pochino la voce mi rivolgo al Leto e a questo punto dovremmo andare a chiedere a... Qual è l'altro posto, la Gilda, giusto? Tra le altre cose, se non ricordo male, il tizio brutto della Gilda che abbiamo incontrato dei bracconieri era pieno di amici halfling sulla carrozza. Mi ricordo. E in questo caso un halfling si è intrufolato. Potrebbe esserci una connessione. È un po' spinta come cosa. Dobbiamo approfondire. Già. Però sì, potrebbe essere un'idea. Sono io tipo da basso così. Prima di scontare proprio, non sento nulla. Io non ho sentito la voce. Allora, vedendo Keshi. Sì, è un'ottima pista. Bravo Keshi, bravissimo, ci hai dato un'ottima idea. È un bravo guaglione, dovresti un attimino incentivare le azioni positive. Io invece do un'occhiata in alto. Dove era il gatto? Sulla ringhiera? No, sulla grondaia. La grondaia, okay. Che faceva tipo un gesto di arrampicarsi. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi, cioè, da quello che ho capito, si sono arrampicati sulla grondaia. Sono entrati e sono usciti dall'albero, magari. Ah, una cosa che non ho fatto prima, ne approfitto visto che sto osservando anche lui. Posso tirare un dado percezione per vedere se magari nello scavalcare è rimasto un tessuto? Chissà se forse è rimasto pigliato qualcosa, un pezzo di tessuto del vestito. Deve essere stato difficile scavalcare. Ci stavo pensando, se sono saliti con la grondaia potrebbe essersi impigliati qualcosa. Quindi mi concentro sulla grondaia e cerco di capire se c'è qualcosa che non va. Lo faccio anch'io. Non è detto che si trovino indizi, però fate, fate. Tentar non nuovi. Percezione sempre. Ho 20 naturali. Nati di nuovo. Che troia. Io ho 16. E ho anche più 6. Vabbè, fai schifo. Guardi la grondaia, effettivamente, in un paio di punti, vedi che c'è una schiacciatura, come se fosse stato afferrato e stretto. Non è una cosa troppo evidente, però guardandolo attentamente e sapendo che devi cercare e trovare qualcosa, scatta e la vedete entrambi. Guarda, noto che c'è qualcosa di strano, riesci a farmi salire? Gli do... Cioè, tipo un bebè.
Sì, ti faccio un po' salire. Tu vuoi proprio salire sull'altro piano ancora? Vorrei avvicinarmi il più possibile. Non so se addirittura con lui che mi alza riesco a toccare questa parte della grondaia. Sì, sì, no, in verità più parti. Sì. Una in verità abbastanza in basso che riuscite a vedere entrambi. Poi quando ti alza ne vedi un altro paio, più o meno tutte distanziate nello stesso modo. Osservo meglio. Effettivamente ti sembra che sia stato leggermente schiacciato, come qualcuno che appunto ci si arrampica e fa presa. Guarda quanto sono grandi le rientranze. Sì, proprio. Non tanto. Cioè, quando ci metti sopra le mani potrebbe combaciare con le tue. Ok. Forse un pelo più grandi, ma... Ti faccio scendere com'erano? Erano più o meno delle dimensioni delle mie mani, poco più grandi, ma proprio... Potrebbero essere halfling. Sì. Siamo sulla pista giusta. Non vedo perché il gatto debba mentirmi. No, certo, è vero. Va bene, io mi dirigo verso la scala, scendo e ripeto queste cose a Viviana. Avete dei segni sulla grondaia? Hanno trovato delle ammaccature come se qualcuno si fosse arrampicato o comunque abbia provato a salire. Date un occhio se volete ripararle e comunque state attenti perché potrebbe succedere di nuovo. Il dubbio qui è che siano entrati da sopra, in qualche modo di soppiatto siano scesi e abbiano rubato eventualmente lo stampo e poi siano saliti di nuovo utilizzando l'albero, perché immagino che voi qui tutte quante le porte e le finestre. Certo. Però quella di sopra potrebbe magari essere aperta per ventilazione o comunque per qualche motivo. Adesso ci metteremo io e Patrice e vedremo di sistemare il tetto. Forse c'è una falla di cui non ci siamo accorti. Un'ultima cosa, mi rivolgo a Patrice. Per quanto riguarda l'armatura, se riesci a prendermi le misure magari io... Sì, lo faccio subito. Viene interrotto da Viviana. No, te pensa al tetto, ci penso io a loro. Va bene? No, comunque sì. Se è spada, volevo farmi affilare velocemente la spada e farmi prendere le misure tutto qua. Guarda, lo accompagno giusto per prendere un po' di polvere di ferro. Zolfo. E con l'occasione, visto che mi hai fatto notare c'è dello zolfo, chiedo se posso avere un po' di zolfo. Ok, rientrate tutti quanti. Siamo. Tu chiedi queste cose e te le dà. Io in tiposa farmi prendere le cose. Esatto, tu ti metti in riva e con un metro ti prende le misure con una certa... Mi faccio prendere le misure. Se sono i due punti ferita. Esatto. Tu ricevi appunto una manciata di entrambi e la spada la prende e ti dice torna fra un'oretta ed è pronta. Okay. No, torna fra mezz'oretta ed è pronta. Ok, vabbè. Poi eventualmente quando torniamo passiamo al volo senza starci troppo ma dietro. Ma sì, non ti preoccupare. E l'armatura? L'armatura invece mi servirà almeno una giornata intera. Okay. Per domani sarà pronta. Per domani mattina potrebbe essere pronta? Al più tardi nel pomeriggio. Eventualmente mi servirebbe per domani perché, sai... Lo so bene. E per quanto riguarda le spese, io posso avanzare qualche moneta d'oro? Ne ho, penso, due, tipo. Tranquillo. E poi c'è il sindaco. Manderemo il conto al sindaco. Perfetto. Yoi. Yoink. Grazie mille di tutto quanto. E fateci sapere. È stato un piacere. Ho una domanda meta da fare al master. Se il master me lo consente. Giustamente. È stato fatto un errore qualche sessione fa. Quando ti chiesi del sego, invece mi hai fatto prendere della segatura. Io l'ho fatto l'incantesimo, però in realtà il sego ho scoperto che era grasso di cavallo. Quindi che cosa vuol dire? Adesso io devo usare la segatura perché abbiamo reso canonica la segatura al posto del sego o devo... usare del sego. Facciamo che sono alternativi, puoi usarli entrambi. Ok, allora non prendo nient'altro perché ho già la segatura. Facciamo... Era per il testicolo di Frasbar. Sì, sì, sì. Facciamo il testicolo di Frasbar va bene sia con la segatura che col grasso e va via. Quindi appena prima di uscire dal fabbro passo dalla porta principale, do uno sguardo a Brandon e gli dico stiamo andando. Ok, vi seguo. Mentre usciamo volevo guardare loro. Comunque volevo solamente dirvi di tenere gli occhi aperti per eventuali halfling o, se ti ricordi, per eventuali personaggi della gilda dei cacciatori, giusto? Beh, sì. Me li ricordo molto bene. Te li ricordi entrambi? Sì. Ok. Se gli halfling hanno preso le materie prime da gilda e fabbro, probabilmente c'è anche da capire dove poi sono andati a forgiare questi picconi. Magari non hanno usato una forgia in questo caso, ma potrebbero aver usato la magia. Anche questo è vero, però trovare intanto un arcanista capace di fare una roba del genere è molto difficile. E poi che cosa gli servirebbe lo stampo se comunque lo facessero con la magia? Lo stampo è una cosa puramente meccanica, diciamo. Se non erro, Galgit... O no? Leto, fammi un tiro su... Tiro su costruzione picconi, se il master me lo consente. Indagare. Questo tiro fammelo con vantaggio, perché mi hai detto una frase chiave. Mi piacerebbe premiarti, quindi
Questo me lo fai con vantaggio. Anch'io ti premio. Uno dei due dadi è il dado figa. Usalo bene. Ciao, quella F. Vuoi il dado droga? So che è un tiro importante, già mi metto un sacco di pressione. Non ha mai fatto F. Non l'ha mai fatto. Secondo me fa F con me, sicuro. Su indagare ho fatto 16 più 2. Dice, ok, perfetto, si accende una lampadina. Ovvero Viviana ha detto, se tu devi fare robe del genere, devi tenere temperature altissime e il fumo lo produci. Fumo lo produci se a scaldare c'è una fiamma. Certo. Quindi, Basito mi guarda in camera e capisce che se non c'è fuoco, ma c'è una piastra, tipo quella dei lucertoloidi, che scalda, certamente, non produce fumo, quindi potresti fondere e produrre picconi anche sotto. Capisco. Ma riflettendo un pochettino, mi viene questa intuizione, ripensando un pochino a quello che appunto è successo, al fatto che hanno rubato uno stampo, al fatto che hanno bisogno di altissime temperature, come ha detto la Viviana, mi rivolgo e dico, verso di voi. Anna, ti ricordi quella piastra nell'accampamento di lucertoloidi? Quella dove ci hanno mangiato il cinghiale. Bravissimo. Sì. Quella scaldava parecchio. Già. Era magica? Che tu ti ricordi? Sì, mi ricordo che l'avevamo analizzata. Potrebbe essere che abbiano utilizzato una specie di piastra come quella per scaldare il metallo e l'abbiano scaldato così tanto da poter forgiare i picconi, ma eventualmente senza creare né fumo né... Effettivamente è una cosa che non avevamo considerato, forse anche perché non abbiamo trovato particolari tracce di questa cosa, che potrebbero averle fabbricate giù nelle miniere. Tanto per farti capire di cosa stiamo parlando, Bula Bula! E gli faccio apparire la pietra con il cinghiale sopra. Giù nelle miniere una tribù di zoria di lucertoloidi, Kylor si chiamano, stavano cucinando un bel cinghialotto su questo tipo di piastra. Tiro su storia. Sono una ceppa su storia, raga. Sono 9, quindi 8. No, nada. Guardici. Ok, figo. Però l'ha vista. Ah, sì, 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 vista l'hai vista. No, beh, devo avere pezzi di puzzle, ragazzi. Cioè, sì, sto fornendo. La vedi, però dici, non... ok. Cioè, vedi quello che ti hanno appena descritto, non hai ulteriori intuizioni. Quindi fatemi capire, quanto pare, secondo voi, questa piastra, o questo tipo di piastra, è una sorta di anello di congiunzione tra il furto, la fusione e il posto dove avete trovato tutto questo? Beh, fondamentalmente, se hanno rubato la forma per realizzare i picconi, ma non l'hanno realizzata qui in città, visto che erano sotto, gli Halfling potrebbero averla fabbricata direttamente sotto, utilizzando sì uno stratagemma del genere, non serve per forza una forgia. Mi manca un pezzo però in tutto questo. Se loro si sono impegnati davvero così tanto, materie nobili, piastra, magia, tutto quanto, a tutti gli effetti, avete idea di cosa stessero cercando? Beh, un gruppo di Halfling scavatori sottoterra potrebbe benissimo essere stato assunto per ampliare le miniere in maniera, diciamo, sotto l'osca, pagati da qualcuno magari che si è interessato, come potrebbe essere gli Indaco o gli stessi Elfi delle Macerie, anche se questa seconda opzione è meno verosimile. Mi, okay, mi tiro un dado da solo perché ho... porca troia. Vabbè, dai, almeno il tuo dado. Dimmi a me cosa pensi. Che poi ti... No, perché collego un attimino un po' di puntini. Siamo vicino alla voragine delle fauci. Sì. Ho sentito parlare dell'arcastra. Sì. Che viene dall'arcanio. Sì. Arcanio o arcanite, dipende, arcanite, ma sono la stessa. Che è praticamente esaurito. Sì. No, anzi, non praticamente. È esaurito. È esaurito. Se non proprio cose minuscole sparse per il mondo, ma in natura è esaurito. Però esistono gli elfi delle macerie e quelli che noi abbiamo visto si pompavano, si baffavano. Con l'arcastra. Con l'arcastra, deduco, perlomeno. Sì, no, quella è una cosa che sai. La cosa che mi sta in questo momento barcamenando in testa è l'elfo enorme delle macerie che abbiamo combattuto nella piazza, che ha piantato nella prima stagione il braccio, e da lì io ho visto pomparsi qualcosa. Sì. Questa cosa mi rimane palesemente in testa perché appunto io gli mandai una strige per risucchiargli quel contenuto là. Mi viene da pensare che questo in qualche modo estrapolasse l'arcastra dal terreno. L'arcanio, okay, quello che è. Io sto ragionando un attimino a mente aperta, ma considerate come che Anna in realtà sta facendo sì, così. Sì, sì. Quindi voi sentite.
Gli halfling che abbiamo trovato avevano l'indaco comunque nell'iride, o perlomeno non ce l'avevano nell'iride, ma avevano le radici interne che ci fanno intuire che facevano parte dell'indaco. Io tutte queste cose le comunico tranquillamente, apertamente anche a Kenshi, e se il master me lo riconsente utilizzo sempre comunque le illusioni, che tanto ce l'ho. Sì, sì, è un trucchetto, lo puoi spammarlo. Posso spammarlo quanto mi pare, facendogli vedere comunque i cadaveri anche che abbiamo trovato morti nei bozzoli, che presentavano appunto queste radici che noi stiamo collegando all'indaco. Cose che a te suonano. Sì, cioè, suonano anche perché beh, quello che è accaduto. Cioè, non ti faccio neanche fare un tiro perché queste cose le sai benissimo. Un halfling ha rubato la forma per fare i picconi. Abbiamo trovato un accampamento di halfling senza halfling, ma coi picconi. Abbiamo trovato degli halfling morti che erano dell'indaco. Anna, non stai considerando un particolare però. E cosa? Indico la moneta che hai trovato. Quella ha un simbolo molto, molto specifico. Già. E quello, diciamo che è un'altra pista di Ramotus. Ragiona con me, Leto. Se l'indaco è veramente un'organizzazione che manipola gli individui attraverso questo incantesimo, una sorta di... Posso usare il termine mind flayer, anche se non lo è. Beh, ora dice... No, di lavaggio del cervello, che è più neutro. Con una sorta di lavaggio del cervello. Io fossi il capo degli indaco, cercherei di attaccare delle persone già fuori dai radar dei popolani normali. Magari usarli come capo espiatorio. Esatto, perché così se vengono beccati, tra virgolette, beccano gli Ramotus, non gli indaco. Potrebbe? Beh... Potrebbe essere un'ottima supposizione. Non abbiamo ancora dati necessari per poterli collegare in maniere diverse, quindi questa è la opzione migliore. C'è abbastanza confusione. Sapete se per caso queste miniere hanno uno schema, se ci sono, non lo so, dei piani per cui sono state... Sappiamo che sono state modificate e che sicuramente presentano delle stanze dei tunnel fuori dai piani, dei tunnel scavati. Comunque... Non mi ricordo chi mi ha detto che le miniere fanno giro di tutta la voragine. La voragine mi sembra di capire che sia molto grande. I tunnel sotto la città potrebbero essere molto estesi proprio perché questi halfling o comunque altre squadre di minatori le hanno estesi per aiutare o gli indaco o gli elfi delle macerie. E in tutto questo chi è che sa di tutta questa rete sotterranea, eccetera? Solo voi? Nessun altro? No, Miles. È Miles Falco. Il vice sceriffo. È lui che ci ha dato le prime mappe. E nessuno si è mobilitato per creare delle squadre di ricognizione e andare a visitare questi... Dice che lo fanno in realtà ogni mese. Queste novità... C'ho giusto una piccola correzione su quello che hai detto. Sì? Vi ha detto che una volta era una volta a decimana, poi è diventata una volta al mese, poi è diventata una volta ogni tanto, perché ad una certa... Chi se ne frega. Infatti tutte le pesanti modifiche delle miniere, pure Miles era... abbastanza colpito, perché l'ultima esplorazione della miniera era avvenuta mesi fa e quindi in quella frangente evidentemente ci sono state le cose. Era giusto per... Hai fatto bene, esatto. Glielo riferisco. Non si sa quanto i tunnel proprio sotto la città siano estesi adesso, quindi... Mi sembra comunque un'enorme mancanza di attenzione da parte di chi dovrebbe vigliare sulla città. Insomma, voi avete parlato di un elfo enorme che ha cacciato un braccio sottoterra e ha tirato fuori qualcosa. E a questo punto ti chiedo un tiro su indagare. A me? Sì. Visto che me lo stai dicendo tu, io per sicurezza lo tiro con vantaggio. Quindi vai. Uso la mia ispirazione, tra virgolette, e me la brucio così. Vediamo un po'. 15. 15 più 2, 17. Ha senso la tua intuizione di prima? Ci può stare. Però ti sovviene da fare un altro paio di passaggi, ovvero... Quello che già hai detto, l'arcanite o arcanio è finito. Quindi la terra ormai ti ci puoi impegnare quanto vuoi, ma non succhi più nulla. E uno è questo. Altro pensiero è, loro per pomparsi usavano l'arcastra, che è un elaborato dell'arcanio. Non è la stessa cosa, non è che se pigli il sasso lo lecchi. Certo. E c'è dietro un lavoro, un'elaborazione. Quello che tu hai visto è stato che la mano del gigante si è piantata e si è radicata. È diventata una pianta, letteralmente, che poi infatti si è staccato, creando quella specie di cannone. Me lo ricordo. Il che ti fa pensare a un'altra cosa. Una mano che si radica, che diventa quasi un albero e assorbe l'energia. A te il dubbio viene che quella non fosse magia arcana, ma magia druidica. Druidica.
naturale. Quello che diceva all'inizio. Già. Come un parassita, una zecca che succhia sangue dall'ospite. Quell'essere stava succhiando energia dalla terra. E la cosa ti mi turba. Preoccupa. Preoccupa e turba profondamente. Comunico a loro questi pensieri, siamo in un big brain time, quindi... Sì, sostanzialmente, ragazzi, voi, mentre stavate facendo questo discorso, non siete andati diretti. Praticamente siete usciti, avete detto un tot di cose, vi siete fermati più o meno a metà della piazza, poi avete fatto un altro tot di passi e vi siete rifermati. Insomma, in tutto questo, mentre avete fatto tutti questi ragionamenti, in questo momento siete fermi all'imboccatura della punta del ristoro, quella dove c'è la Gilda, la Locanda, eccetera, eccetera. E siete lì, un po' di lato per non rompere le palle al passaggio, però siete lì fermi. Intorno a voi non c'è nessuno che vi rompa le palle, che vi ascolti, eccetera, siete tranquilli. C'è solo Brandon che in realtà non sta seguendo troppo il discorso. Vedete che si sta più guardando intorno, intuite come se volesse coprirvi. Cioè, voi state parlando e lui intanto osserva che nessuno rompa. Tu ci riferisci la questione del succhia terreno. Io... Sì. Ve ne parlo come di un antidruido. Perfetto. Ok, Ann. Quello sicuramente è strano. Tu dici una specie di antidruido che risucchia il potere della terra e lo utilizza contro di noi? Sì, questo potere, da quel poco che posso intuire, funziona esattamente al contrario della natura. Mentre io e l'arcidruido Otarlo possiamo utilizzare il favore della natura. Siamo in sintonia con gli elementi. Quest'altra credo sia l'esatto opposto. Tipo... risucchia, tipo parassita. Non utilizza l'energia della natura in favore della natura, sì, e col, sì, favore della natura, ma gliela sottrae. Mm-hmm. Questo tipo di potere potrebbe essere sufficiente a scavare dei tunnel sottoterra o... La natura... Io dico una frase, se poi... Tu dilla, vai, 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 vai. La forza della natura è quasi illimitata, è potentissima. Queste creature non possono accedere a tutta la forza della natura, cavoli. Non so dirti quanto in là possano arrivare le loro capacità. Oh, non lo so. Mi fai un altro tiro su indagare, Simo? Voglio... vediamo. Quello che viene, viene. Se viene positivo, ti dico una cosa in più. Se no, pace. Non è nulla di importante, non impara a annoiarti. Diciamo che è una cosa che, secondo me, Anni in questo momento potrebbe avere il... click. F. No, F. È la prima F che mi capita col dado finale. Ah, c'è la F proprio? Sì, sì, c'è la F. Che bello. Cazzo. Ho una teoria, un po' okay, mindfuck, su questa cosa. Poi magari te mi dici no, non è così, cosa però... Ma allora, le teorie, ragazzi, sono vostre, okay, quindi potete teorizzare quello che vi pare. Poi, giusto o sbagliate, magari io vi aggiusto solo se... Sì, 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 no, no, ma è una teoria. Ma è quello che, cioè, se uno, esatto, se uno parte con una tangente è completamente fuori strada, dirlo. Sì, no, 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 cioè, se mi dite, cioè, Coriolus e Ann, no, vi dico, no, 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 raga. Tu hai parlato di una sorta di antidruido, no? Qualcuno che prende il potere dalla terra, robe di questo tipo. Credo, almeno, da quel che io ricordo, che controllare il potere di qualcosa che è a tuo favore ha, diciamo, un grande costo, in generale. E tu, che comunque credo abbia a che fare con la natura, queste cose le sai. Sembra che qua... ossessivamente vengono costruite miniere, scavi, cose secretate, eccetera. Ma se invece questi esseri attingessero da fonti interne della Terra, un po' come quando dobbiamo recuperare i gas naturali, si fanno degli scavi estremamente profondi, si va davvero in profondità, e se ci fosse qualcosa qua sotto, che non è semplicemente la Terra, ma è un deposito trovato e nascosto e tenuto segreto, da cui loro traggono forza, giovamento e fanno quello che vogliono fare. Sicuramente potrebbe... la struttura di come agisce l'indaco si può semplificare con una radice, no? Loro impiantano il seme per mettere piccole punte della loro influenza dove vogliono, per cercare poi di influenzare come meglio possano. Ok, fatemi anche voi due indagare. Mi avete triggerato con questo discorso. Okay. 16 più 2. Io 16. 16 più 18. 18. Pensiero. Voi avete visto gli Halfling?
con la radicazione, eccetera. Gli organi però c'erano, erano vivi, pulsavano. La radice si è radicata in qualcosa di vivo. Gli elfi della macerie, tu ne hai affettati un po'. Sono secchi dentro. Una pianta può crescere nel deserto? Dipende da quale pianta. Sì. Vabbè, però, ok, un pino, comunemente no. Un pino con le radici. No, però nel senso, quel tipo di pianta può crescere nel deserto? Verosimilmente no. Tutto qui. Il pensiero è, effettivamente, quello come hai detto te, l'indaco si radica, eccetera, però ha bisogno di radicarsi in qualcosa di vivo da cui trarre energia. Che fine delle macerie, dentro di vivo, ormai hanno ben poco. La metto lì, poi fate voi. Allora, scusami Matt, però dobbiamo interagire, perché questa cosa un po' mi mette il dubbio, perché io sono sempre stato convinto che gli Elfi del Macerio e gli Indaco fossero due cose separatissime. Sì, certo. Il fatto è che, nel senso, ho come se avessi un dubbio lontano che potrebbe essere... Di certo non lavorano insieme. Ti devo dire la verità, c'ho un pensiero che mi sta partendo nella testa e che mi sta fottendo il cervello e non riesco a concentrarmi. Perché cazzo c'erano gli Indaco in quella miniera? Perché erano lì gli Indaco? A me viene un'altra domanda. Perché dove abbiamo trovato gli Indaco e la strega dell'Indaco c'era un balcone di fattura elfica? Elfica. E soprattutto, ragazzi, perché i selfie delle macerie si muovono sottoterra, gli Indaco sono lì? Una domanda, ma perché queste cose non avete fatto durante la sessione? Queste domande. E se fosse che invece, proprio come potrebbe essere successo con gli Ramotus, gli elfi delle macerie che stavano sotto nelle miniere siano stati presi dagli Indaco? Perché ora... Io non sono riuscito a indagare per niente sulla balconata di fattura elfica. Che in quel momento faccio apparire per fargli vedere. Riconosco qualcosa di questa balconata? Fammi un tiro su storia. Scopriamo. 17. Ma allora, sicuramente architettura elfica. Ti viene da dire, non ha senso. Okay. Tu ti mostra praticamente una parete in cui esce un balcone. Ma non è il balcone costruito in una parete. No, no, sembra semplicemente un balcone che è stato spinto fuori da una parete. Okay. Quindi la parete è crepata, messa male, con questo balcone che esce dritto per dritto. Aggiunto a forza con i codici di The Sims. Bethesda. Okay. È come Bethesda. Se compenetrasse di fuori, dici, ma che cazzo sto... Ma infatti, vedendo lo sguardo perplesso di Kenshi, io gli aggiungo anche tutte le informazioni necessarie per comprendere che quello era un balcone su una parete all'interno della miniera dove abbiamo combattuto contro una strega dell'Indaco. Però c'era questa balconata molto distante, irraggiungibile per noi perché anche molto alta. Una balconata. Concludo il discorso mettendo questo seme del dubbio a tutti. Non lo so, non so se Coriolis si farebbe catturare così velocemente, in maniera così immediata, da una strega che noi abbiamo abbattuto. Ma quella strega vi ha detto qualcosa? Noi l'abbiamo deflagrata. Non gli abbiamo dato molto tempo. Beh, se gli elfi non sono stati catturati dall'Indaco e quindi non sono adesso sotto il loro controllo, un'altra alternativa è che magari stanno collaborando perché hanno due interessi diversi che però potrebbero aiutarsi a vicenda. Magari gli elfi delle macerie in questo momento sono solo utili agli Indaco come fonte di distrazione. Oh. Per noi. Giusto. Che è preoccupante. Oppure come semplicemente mezzo per avere quello che c'è nella casa di Luxtos. Una volta che l'hanno presa, vengono eliminati. O, peggio ancora, in qualche modo assorbiti nell'Indaco. Ah, un'altra cosa. Brandon, gli ragni li hanno attaccato in qualche modo prima del... Sì, praticamente stavamo scendendo nelle miniere per proseguire con le nostre indagini. Quando circa? Una decimana fa, grandi linee, una cosa del genere. Quindi 10 giorni fa siete scesi nelle miniere? Più o meno. E vi hanno attaccato all'esterno, distruggendo il vostro carro? Sì, era già sceso uno dei nostri carri ed era entrato quello che avete visto nella base. Stavamo per far entrare anche il secondo, quando l'ascensore era praticamente a metà, sono emersi questi cazzo di ragni che ci hanno attaccato. Ah, i ragni avevano occhi Indaco? Dubito che tutti i ragni fossero controllati dall'Indaco, ma controllati da un grande ragno. Un'energia che ho sentito allontanarsi, purtroppo, attraverso le pareti della miniera. E credo che fosse proprio quella. Forse Anita? Controllata forse Anita. Dall'Indaco. Quindi controllata dall'Indaco. È qualcuno controllato dall'Indaco che controlla a sua volta i ragni. Quindi... Attenzione. Quell'energia che tu hai sentito scappare
non era energia no, intacco. Erano gli altri ragnettini che se ne scappavano una volta usciti. Il suo ragionamento non lo sto correggendo. È un'energia magica. Era un'energia magica. Tu mi dici Anita, io ti dico ha senso, perché il corpo di Anita non l'avete trovato. No, non l'abbiamo trovato. Ma non era Indaco. Ah, non abbiamo trovato il corpo del ragno faccio? No, voi avete trovato il ragno bipede, che ha la testa di ragno ma il corpo umanoide. Oh, cacchio. Ma il ragno faccia... Di tutti i ragni che abbiamo analizzato, i cadaveri, l'unico che presentava veramente qualcosa dell'Indaco era il ragno umanoide. Sì. Che faccio riapparire con un'illusione. Così. No, quindi io lo vedo? Tu lo vedi. Mm-hmm. Io voglio fargli vedere tutto quello di cui noi parliamo. Ok, quindi. Che schifo. Tirami natura. Com'è natura? Sì, conoscenza natura. 14 con... No, 13. 13. Non hai mai visto nulla del genere? Non vorresti mai vedere qualcosa del genere? Proprio. Cazzo! Cazzo! Che schifo! E non sembra... Cioè, naturale come un... filarsi una spada nel perineo. Però ho cioè, mi viene in mente una cosa. La comunichi ai ragazzi qua. Questa illusione di questo ragno sembra palesemente comunque una sorta di ragno alfa. Cioè, bipede, ha qualcosa che... Sì. Comunque... non è comune rispetto agli altri ragni e mi viene in mente un collegamento abbastanza naturale con quello che è il mio passato. È una figura chiave. Wisner Cresce era una figura chiave. Mi viene in mente da pensare che gli Indaco cerchino appositamente delle figure chiavi per lavorare come se fosse un alveare. Questa è un'ottima idea, quello che si ricongiunge al discorso delle radici che dicevo io. Esatto. Tu metti una piccola parte della radice e poi da lì eventualmente vanno altri rami, però prendi le figure chiavi che possono essere le più influenti esatto. in un determinato luogo. Esattamente, mi viene in mente questo. Rob, segnati un'ispirazione, bravo. Ok, dove cazzo la segno? C'è proprio il quadratino ispirazione sotto il nome. Oh, eccolo qua. Puoi dirci qualcosa di più su questa figura chiave che fa parte del tuo passato? Sì, Wisner Cresce, ve ne parlai anche quando ci siamo incontrati in taverna. Non abbiamo avuto granché tempo. È un individuo decisamente fastidioso. Nel tempo e negli anni, quando lo conobbi per la prima volta, io ero ragazzo. Da quando mio padre è morto e è nuovamente tornato mio nonno, alla fine non era più mio nonno a comandare, ma era Wisner Cresce. Un individuo decisamente belligerante. Il suo unico interesse era quello di controllare in questo caso le rocche. Noi abbiamo sempre avuto questo ruolo quasi da snodo. Eravamo indipendenti e loro invece avevano bisogno del controllo. E Wisler, da buon politico, è riuscito semplicemente a prendere il controllo di tutto. La città si è impoverita e nel tempo eccomi qua. E hai certezze che questo Wisler Flarnemer credimi fosse Indaco? Sì, ho detto anche in locanda. Porca. No, è come di certezze. A queste parole mi sembra più che utile mostrargli, sempre attraverso l'illusione minore, un po' tutte le creature Indaco o collegate all'Indaco che abbiamo incontrato. Gli faccio rivedere il ragno umanoide, gli faccio vedere la strega, gli faccio vedere i rospoidi strani, mezzi boh, pesce che abbiamo combattuto. Tiro su storia. 2. Niente. Gli mostro la ninfa, che non era Indaco, però appunto gli aggiungo la spiegazione di cosa fosse. Mm-hmm. Di figure potenti potrebbe esserci il sindaco, oppure gli stessi mercanti, gente che comunque ha abbastanza influenza sulla città e sull'economia e su come funziona, quindi dobbiamo stare attenti a quelli. Una persona importante è padre Cagliano. Quello sicuramente. In ogni caso forse è meglio muoversi. Sì, tutto questo un attimino mi riprendo e guardo che in effetti siamo fermi da un bel po' sì, a questo angolo della è strada. Un po' di tempo, però appagante, ecco, diciamo. No, sì, sicuramente ha dato un bel po' di ciccia su cui pensare. Vediamo una volta finita questa giornata se anche Galgit e gli altri hanno trovato qualche informazione, poi uniamo tutti i pensieri e ci avviamo. Hai altro? Proprio. Io mi sono incamminato. Sì, no, no, è ovvio che vi seguo. No, sto pensando perché. Oh, cazzo, è difficile, no? Inizio a incamminarmi con voi per andare alla. Stiamo andando alla Gilda. Gilda, giusto. Beh, eravamo abbastanza vicini. Che... Sì, sì, infatti. Poi ci mettete letteralmente... Sì, non volevo che ci stagnassimo adesso. Sì, ma adesso si stava stagnando il discorso. Cioè, siamo andati un bel po' avanti, però dobbiamo rifresciarci un po'. Bello, se posso... No, io me sono stato zitto perché me la sono goduta. Motore partito. 3, 2, 1. Ci troviamo qui a Budapest, in Colorado.
Fa freddissimo, ma mi sono coperta contro la bora. La bora? Non siamo a Trieste qui. E poi qui possiamo visionare le vite degli autoctoni. Autoctoni? Se volete sapere di più su di loro, su quello che fanno, seguite il canale Twitch di Intail. Tutti i giorni, ogni giorno con nuovi format. Linea alla regia. Sara, ma stai bene? La regia è in fondo. I zampilli d'acqua scrosciano le vostre spalle in maniera molto rilassante e piacevole. Farei quasi un tiro di percezione per vedere che cosa c'è intorno, barra se ci sono troppe persone vicino a noi, perché sto per farle delle domande abbastanza particolari, quindi non vorrei che... Ok, vai, mi sembra... 5 più 5, 10. Non ti sembra che ci siano persone particolarmente interessate a quel cacchio che state facendo, anzi la cittadinanza è molto concentrata nel fare quello che sta facendo, portare, trasportare, muoversi, eccetera, eccetera. L'unica cosa che ti sembra interessata alla vostra presenza sono i bambini che tuttora da dietro un angolino vi osservano. Stanno ancora a spiarci. Sì. I due Halfling, e questa volta non c'è più il bambino umano, ma c'è Doug. Ecco, stai fermo. Ah, quindi noi li vediamo? Sì, 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 no, non sono molto bravi a nascondersi. Guardo i bambini, guardo i due Halfling, proprio rivolta ai due Halfling, vi vedo. Ah. Rivolta a Doug. Ma Dalia, che tipo di rapporto avete? Ah, li ho beccati una volta in giro, stavano... facendo non so che cosa, però non credo dovessero stare lì, ecco. Quindi sono dei discoli. Dei cosa? Dei discoli. Sai come li sistemiamo da noi al villaggio? Mangiatoli. No. No, allora dicevo, Dalia, sì, forse dovremmo dargli una piccola punizione solo per fargli capire che non devono correre in giro, che è pericoloso. Ci ho già provato a prenderli e a... Adesso mi sono flashata a lei che si trasmuta in volpe, li insegue lì. E lì appunto farei un soltanto un cenno, sì, sì, ai due, soltanto un salutino, no, ai due, eccetera, eccetera. Appunto poi mi accomodo sulla fontana. Io mi siedo vicino a lei. Mi stai guardando molto intensamente, Dalia. Sì, Shiran, perché effettivamente volevo parlarti per ciò che riguardava il tuo... Dio. Immaginavo. Rasmonidianas, giusto? Sì. Sì, vai. Ha il senso dell'umorismo, lascia fare. Lui ti sente? Sì. Cioè, com'è che funziona? Lui è sempre qui con me. Lui è qui con te, tu puoi parlare con lui e lui ha percezione di quello che sta succedendo intorno e quello che ti sto dicendo? Sì. E tutto questo da quando? Oddio, tramite il bracciale lui ha sempre percepito quello che era intorno a me, però ultimamente si è fatto più vivace. In che senso vivace? Nel senso che percepisco molto forte i suoi pensieri e credo che lui percepisca molto forte i miei. E questi pensieri sono tue sensazioni o percepisce proprio le parole, i discorsi che noi stiamo facendo? Cioè, insomma, io sto parlando con te in questo momento, lui mi sta sentendo. Ti sta dando della pazza o una mia impressione? Penso, non mi sta dando della pazza. Vuole solo informazioni, è giusto. In fondo anche lei ha una connessione con un dio. Col più simpatico fra tutti, tra l'altro. Sì, sente quello che stiamo dicendo. Però... tempo fa non riuscivi a entrare in contatto con lui, giusto? Non così tanto. E allora che cos'è successo? Hai fatto qualcosa e... Che cosa ha scaturito questa comunicazione? Ti ricordi quando abbiamo avuto quello strano sogno? Quando quel ragno, Anita... Quando sì. Ci aveva imprigionato? Sì. Non lo so, è scattato qualcosa. È come se le mie emozioni fossero direttamente in contatto con lui. Ma non ho fatto niente di particolare se non lasciarmi andare. Quindi tu ti sei lasciata andare, lui
ha preso possesso di te? No, non ha mai preso possesso di me. Penso, perché stai ridendo? Cosa? Ho trovato solo molto divertente la situazione. Che cosa intendi con possesso di me? Io ho visto lei come... Quando era... Sì. Io non ne sono consapevole, cioè io so che sono andata in uno stato di trance o tipo qualche immagine fugace di fuoco, cose. So che abbiamo vinto la battaglia, ma nella mia testa è come se fosse tutto normale, no? Come se io avessi tranquillamente combattuto usando la mia frusta e non ho percezione. Altro, non è tanto una cosa, cioè non hai un ricordo falso, è no. Che nel tuo ricordo c'è soltanto la tua danza. Esatto. Ma è come se avessi danzato a occhi chiusi. Esatto. Quindi non hai ben presente cosa è successo intorno a te, ma sai che in quel momento hai eseguito la tua... La mia esibizione. Esatto. E io tutto quello mi ricordo. Io comunque l'ho vista lei che era in trance, era bella, sì, eccetera, sì. Eccetera. Ero bella. Sempre. So cute. Shiran, mi sembravi come se non avessi totale controllo sul tuo corpo, insomma... Non mi sembravi tu. Da un momento all'altro non eri più tu. Hai fatto cose che io non mi sarei mai aspettata. Tu te le ricordi, vero? Ma di che cosa stai parlando? Io ho semplicemente danzato per voi. Non ti sei accorta di aver improvvisamente preso fuoco e che dalle tue mani sono apparse due lami e hai iniziato a... Cosa? Brandirle e a fare strage intorno a te? Ehi, hey Dalia, sono io. Lame? Stragi? Appunto. Non ti ricordi niente? Penso. Che cosa hai fatto? Io niente. Ho soltanto lasciato fluire il mio potere in te, scatenando la tua parte più ferale. Avrei gradito essere consultata prima. Ma ho consultato. Non la tua parte più cosciente, diciamo quella che più risponde al mio volere. Molto conveniente per te. Assai. No, Dalia, non ricordo, sinceramente. Non puoi descrivermi? Che cosa? Lame? Stragi? Hai iniziato a danzare e man mano che la danza diventava più intensa, hai iniziato a prendere fuoco. E man mano che danzavi, il fuoco diventava sempre più intenso. E a un certo punto dalle tue mani sono comparse due lame. Non so come sia potuto succedere. Però sei stata davvero fica. Non sapresti rifarlo? No, Dalia. Io sono spaventata. Cioè, è un misto di... Ho paura perché capisco che ha il controllo su di me molto più di quello che io pensassi, però allo stesso tempo c'è anche una piccola parte di me che ne è contenta, che dice tipo, ok, forse sono in grado di salvare appunto il mio popolo e di aiutare questo villaggio, quindi è una parte molto piccola però, l'altra parte è tipo, oh mio Dio. E a un certo punto non sembravi più tu. Forse perché non ero più io. Quindi sei possessato di te? Non voglio sentirmi un burattino. Cioè, credo di avere il controllo. Ed è quasi una domanda. Questo devi deciderlo te. È come se avere il controllo volesse dire non avere il potere. E avere il potere vuol dire invece perdere il controllo. Quindi se quello che mi stai chiedendo è come puoi risvegliare un potere simile nella connessione che hai con il tuo Dio, credo proprio che prima tu dovresti liberarlo. Quanto può essere forte il potere di un Dio non liberato? Non liberato? Ripropongo la stessa domanda nel pensiero. Io in questo momento sto parlando a Rasmonidianas. A Manaraldo? Io sto parlando a lui in questo... Ma è giusto. E in cambio cosa ci darà la tua amica? Non possiamo solo aiutarla. Il successo della nostra missione dipende anche da lei. Aiutare lei? Se ne può parlare. Aiutare l'altro? Non ci penso proprio. Ehi, avete qualcosa in sospeso? Oh, tu non hai idea. In quel momento hai un brivido di rabbia, di fastidio, di vaffanculo. In che rapporti sono gli dèi con il banco? Non era molto simpatico il banco. No, non lo era per nulla.
mi senti leggermente ringhiare sottovoce. Piano piano sto facendo proprio. E come sono finiti rinchiusi? Era molto. Era divertente questa domanda per. No. Per me sì, molto. Perché? Abbiamo commesso degli errori in passato, abbiamo fatto dei calcoli errati. E quando abbiamo capito che il nostro tempo era finito, escogitai un brillante piano per fare in modo che tutti i miei amati fratelli venissero contenuti assieme al loro potere per evitare che corrompessero ulteriormente questo pianeta. Era un tuo piano? Sì, era il mio piano. E ovviamente è stato sfruttato il mio potere e la mia forza per farlo andare bene. Oh, quindi il corvo ti ha soffiato il lavoro. Percepisci un'unghia nella schiena. Stai molto attenta, è una ferita ancora aperta. Shiran? Sì, scusami, avevo una cosa, questo corpetto devo aver allacciato male. Te lo do io il corpetto. Guarda, sarebbe il caso di liberare il tuo dio e forse possiamo aiutarti. Ma Rasmonidianas vuole qualcosa in cambio. Che cosa vuole? Che cosa vuoi? Mi basta che accetti di ripagare il debito. Quando chiederò qualcosa, lei me lo darà. Vuole un patto con te. Un patto? Lui ti aiuterà ad avere quello che vuoi e tu gli darai quello che vuole. E che cosa vuole? Bella domanda. Non posso accettare un patto se non so che cosa vuole da me. Che peccato. Benvenuta nel mio mondo. Che peccato significa che qualcuno rimarrà senza potere allora. Dovresti pensarci. Non ti sto dicendo che sia una buona idea fare patti con questi dei. Ehi, tu dovresti lavorare per me. Insomma, con quanti dei posso fare patti? Io penso, ce l'ho sia col corvo che con Rasmonidianas. Tipo Skyrim, per farlo con tutti. Esatto, poi ricarichi il salvataggio. Il fatto è che, da quello che capisco, non andavano molto d'accordo. Non credo che scorra buon sangue tra loro, quindi pensaci molto bene. Allora forse chiedere aiuto a Rasmonidianas non credo che sia l'idea migliore. Beh, no, noi ti possiamo aiutare. Devi solo capire se il gioco vale la candela. Ma aiutare come? Rasmonidianas. Come ha intenzione di aiutare Dalia? Cioè, la pietra, se è quella pietra, è super protetta. Non potremo mai prenderla. Per il momento non è la pietra quello di cui abbiamo bisogno. La pietra è l'obiettivo finale, ma dobbiamo arrivarci. Dille che posso fare da intermediario. Tu puoi prendere il suo potere? No, o meglio, potrei, ma non voglio. Posso fare in modo che però gliene conceda di più. Ok. Beh, forse non dobbiamo proprio arrivare alla pietra. Forse Rasmonidianas può aiutarti ad avere più potere, anche se il banco è ancora rinchiuso. Dipende da te. Ok. Grazie mille, Shiran. Grazie mille, Rasmonidianas. Penserò a quello che mi avete detto. Io le prendo il polso. Dalia, pensaci molto bene. Ci penserò molto bene. E comunque io sono qui. Io sono qui. Tirami, io sono qui. Diventi, so? 11. Quel momento, mentre dici, tenendole il polso, questa cosa, guardando, è come se tu mettessi a fuoco alle spalle di Dalia e per un secondo ti sembra di vedere una mano gioiellata che le sposta una ciocca di capelli. A me? Sì. Dalia non si accorge di nulla, tipo il vento che ti muove i capelli. Le mollo la mano. Che c'è? Pensaci bene. Arrivate davanti all'edificio delle gilde, davanti riconoscete una delle infermiere dell'ospedale
e artista, la nipote del primario dell'ospedale. Quella che stava portando le focaccine. Bravissimi, bravissimi. Le focaccine della stagione lunga. Anche oggi ha il suo cestello con ipotizzate altre focaccine dell'esse lunga. Porca. E stanno parlando con un uomo mezz'età e una ragazza mezz'orca. Smilzina, piccina, carina, vestito lungo. Mezz'orca, ok. Mezz'orchessa si dice. Mezz'orchessa, sì, mezz'orca, mezz'orchessa, che è lo stesso. Vorrei informarmi che sto scrivendo in corsivo, non lo facevo dalle superiori, ragazzi. Vabbè, io non vado dritto. Quindi noi abbiamo questa visuale, diciamo, davanti all'ingresso. Sì, della... sì, sì, sì. Quindi ci dirigiamo al portone, che credo sia come quelli del fabbro, gigante. Sì, okay, esatto. Perfetto. Sono doppia anta, piuttosto ampi. Mm. Appena arrivate lì davanti, l'umano, quello che dicevo mezz'età, vedendovi arrivare, prende l'infermiera, le carezza al braccio. Tranquilla, tesoro. Parleremo più tardi, non preoccuparti. Ora vai pure al lavoro. Artista, grazie mille per le focacce. Sempre un piacere incontrarti. I due gli fanno un saluto. L'umana gli dice grazie papà, ci vediamo dopo. Si gira e vanno verso l'ospedale. Dopo aver salutato le ragazze, come voi vi avvicinate, buongiorno. Buongiorno. Voi non mi conoscete, ma io sì. Ah. Siete, vuol dire, gli avventurieri che hanno aiutato a salvare la città pochi giorni addietro. Quelli sul giornale. Caccia fuori l'opuscolo anche tu, ti prego. Stavo dicendo no, ok. Quelli sul giornale. Certo, ne ho uno. Ne ho uno. Ne ho uno proprio nel mio ufficio. Ah, ne ho uno nell'ufficio. Kenji. Posso aiutarvi? Guardi, se è possibile prendere un appuntamento anche immediato, se ha qualche minuto. Prego, prego, seguitemi. Seguo. Laerte quindi vi conduce verso il suo ufficio, tira dritto sulla pianterra, prende di nuovo con gentilezza la mezz'orchessa come aveva preso per il braccio poco prima sua figlia e dice «Brenda, per gentilezza, vai a consegnare le notule al secondo piano e poi informa gli altri che vorrei parlargli per quella questione lì. Va bene? Grazie, cara, vai pure». Prego, signori, seguitemi. Seguiamo. Seguo. Entrando nel suo ufficio, piuttosto spazioso, e la prima cosa che vi viene da dire guardando questo ufficio è vissuto. È caotico. Oh, ci sono varie scrivanie con appoggiati sopra strumenti, materia prima, robe. C'è proprio qualcuno che ha passato la vita a lavorare e questo è un po' il suo laboratorio, ma di ogni cosa. Vedete, mucchi di giornali, libri, questa libreria piena, ma tutto in disordine. Il mio professore di meccanica analitica. Salutiamolo che ci segue sempre da casa. Grazie mille, prof. Sta per girare intorno alla sua scrivania, poi vede la poltrona anch'essa riempita di roba, fa tipo, e si appoggia sulla scrivania così. Prego, come posso aiutarvi dunque? Io e i miei compagni abbiamo diverse domande da porgere, se qualche minuto, insomma. Prego, prego, assolutamente, sarei ben lieto di darvi il mio supporto. Per iniziare, dov'è il giornale? Basita, cambio scena. Entra Machiavelli. Entra Machiavelli. Oh, finalmente la scena. Ok.
Tu stai aspettando Rocca davanti all'edificio dell'arcanista. Aspetti 10 minuti? 10 minuti, poi proseguo verso la biblioteca. Ok, no, dopo 10 minuti i due tizi rimangono lì, la gente continua a fare quello che fa la gente. Io spengo la sigaretta sotto la scarpa e guardo appunto i tizi. Sentite, credo che ne avrete ancora per un po' qua, o sbaglio? Se per caso vedete un tizio in armatura enorme con un elmo, ditegli che l'ho aspettato ma non è arrivato e che lo aspetto in biblioteca, ok? Ok. Grazie mille, gli lancio un argentino. Oh, bella! Te lo accompagniamo pure in biblioteca. Non ce n'è bisogno. Però grazie mille. Ciao. Ciao. E vado. Scusa, mi hai fatto straridere quando hai detto gli lancio un argentino. Hola! Hola! Ti giuro. Hola, come stai? Ero con chi mi stavo sentendo male. Gli lancio un argentino. Ragazzi, non drogatevi, ho perso la costa. This bitch is empty.